Wow, cioè praticamente in Filippine fanno, sembra la purpuza sarda, cioè la pasta alla purpuza, cioè la salsiccia fresca. Noi in Sardegna questa lo chiamiamo purpuza e facciamo anche la pizza con questa, cioè we do the pizza with this kind, with pizza, with this and French fries, cioè facciamo la pizza con la purpuza, cioè la salsiccia fresca e le patatine fritte, che è buonissimo. Quindi qua invece abbiamo un'ottima salsiccia arrosto, che l'assaggio, che poi sarebbero i wurstelloni di tacchino, vero? Turchi. Chicken. Ah no, questa è di gallina. Ottimo, ottimo. Quindi sembra proprio come facciamo noi in Sardegna. Quindi avete capito perché mi sono sposato io la filippina? Perché cucinano che c'è qualcosa di simile al sardo. Allora, praticamente in Sardegna una volta abbiamo fatto una festa e c'erano delle persone vegetariane e noi abbiamo fatto il nostro porcetto arrosto. Queste persone vegetariane, dopo che hanno assaggiato il porcetto arrosto sardo, non sono più vegetariane. Quindi come sarà questo porcetto sardo, praticamente? Infatti questi giorni c'è la festa di Sant'Antonio. E cosa dice la leggenda di Sant'Antonio? Che Sant'Antonio è andato col porcetto, il porcetto, la leggenda dice che è andato con un maialino e ha ingannato i diavoli e ha preso il fuoco e ha donato a tutto il mondo il fuoco, la leggenda di Sant'Antonio. Quindi mettono gli spaghetti anche qua, usano, perché ormai in Filippine usano gli spaghetti, quindi ormai anche i filippini hanno la loro maniera di cucinare gli spaghetti. Ovviamente il risultato è una maniera esotica di fare dei prodotti simili a quelli nostrani. Ovviamente per noi questo tipo di cucina è leggermente esotica, ma conquista il palato anche dei più dubbiosi. Perché comunque se usi tutti gli ottimi ingredienti e freschi, anche i più dubbiosi vogliono assaggiare queste ricette. Comunque questa qua invece è la mappa di Cipro dove eravamo qualche tempo fa. Molto interessante anche andare a vedere Cipro perché comunque è piena di storia. Quindi c'ha Bisanzio, poi c'ha la tomba del re, capito? La tomba del re inglesi, Riccardo Cuor di Leone. È andato a fare le crociate. Prima di andare alle crociate era andato a Cipro. E qua c'è, per esempio, questa punta qua si chiama Punta di Sant'Andrea. E anche l'apostolo San Paolo è venuto qui a Paphos. Quindi qua poi si aggiunge il sugo. Quindi praticamente vedete, fanno il ragù anche da queste parti. È un ottimo ragù. Quindi Roberto, se guardi questo video, tu praticamente se vuoi fare un ottimo ragù, devi cercare prodotti freschi e mischiare le varie tipi di conserva. Perché se usi solo un tipo di conserva ti risulta troppo acido. Invece se tu vai a prendere due, tre conserve diverse e le mischi, ottieni un ottimo sugo. Quindi aggiungi addirittura Dimpolo alla ricetta 4 formaggi. Ah, ok, quindi è pieno di formaggio questo. Ok, quindi abbiamo tre tipi di sugo tutti assieme ed esce un ottimo sugo. Poi ovviamente Cipro è famosa per essere l'isola di Venere, cioè della dea della bellezza, quindi c'ha anche il suo Monte Olimpo B, si chiama, dove praticamente c'era il tempietto. Invece adesso c'è un monastero qua dove ci sono i monaci cristiani, perché comunque qua diciamo c'è molto da vedere, è un'isola piccola ma con un sacco di cose da vedere di varie culture, bellissimo, e tante zone di interesse archeologico. Quindi alla fine aggiunge una crema al formaggio, al sugo.
go. Okay, now they add the su. Ah, scusate, stavo parlando di noi in inglese. Sauce. Quindi aggiungono il sugo agli spaghetti. E questa è una ricetta almeno per 15 persone, perché comunque c'è il compleanno del nonno, di nonno Daniel. Vedo, grandpa. Quindi questa qui è almeno 10-15 persone, pasta per una comitiva, diciamo. Quindi queste e mille altre ricette solo se vi iscrivete al canale di X-Band e Dimple Family. E poi faremo il video della festa, perché comunque in Filippine c'è una particolare festa che si fa per i compleanni. Cioè si sveglia alle 4 del mattino e si fa una serenata, e lo vedrete. Ciao, al prossimo video.